Compie un anno la carta di Calenella, esattamente un anno fa si aprivano le adunanze proprio qui nel centro turistico Calenella. Oggi un anno con il professor Nello Biscotti, che è il fautore di questa iniziativa culturale, tracciamo il bilancio. Che cosa è emerso dopo un anno di adunanze? Emerge intanto che può funzionare questo discorso di questa scommessa di stare in rete, insomma, cioè di condividere, pur ognuno dei componenti è competente in un settore, in un ambito disciplinare, ma finché queste conoscenze non si mischiano, mi piace un po' dire questa parola, cioè se non trovano il momento in cui possono integrarsi, noi non riusciremo mai ad affrontare le questioni dei nostri tempi, che sono complesse. Quindi senza un approccio interdisciplinare, senza il punto di osservazione di tutto quanto come umanità siamo stati capaci di produrre, non riusciremo a capire la realtà, né riusciremo ad affrontare le grandi questioni che attanagliano anche il Gargano, perché il Gargano anche dovrà misurarsi con quello che vorrà essere o potrà essere un suo futuro, a cominciare dall'utilizzo delle sue risorse, che è l'acqua, sono le sorgenti. Sono i boschi, sono la risorsa agricola e tutto questo il Gargano lo sta vivendo come un momento di grande abbandono che sta compromettendo questo potenziale di risorse. E siccome sono questioni complesse, noi dobbiamo lavorarci insieme e questo è il bello della carta di Calenera, che vuole scommettere su questa possibilità che saperi diversi si integrano, si incontrano per poter capire poi le questioni e poterle anche affrontare. E a Vico del Gargano c'è anche il professor Saverio Russo, presidente regionale del FAI e ovviamente anche presidente del Conservatorio Umberto Giordano di Foggia. Come vede questa iniziativa, la carta di Calenella, che cosa potrà dare al Gargano? Ma io ho partecipato gran parte delle iniziative che sono svolte quest'anno, ero tra i fondatori, diciamo, della carta nello scorso giugno. Mi sono occupato anch'io di storia del Gargano, studiando il paesaggio, le trasformazioni, l'economia del bosco, le esportazioni, il commercio e tuttavia mi sono particolarmente impegnato in questo anno su un'iniziativa, una delle adunanze che è stata dedicata alle istituzioni culturali e ha riguardato in modo particolare le biblioteche. E in questa adunanza Gabriela Berardi ha fatto un quadro non proprio positivo della situazione della pubblica lettura sul Gargano. Io nell'incontro di oggi, nella mia riflessione conclusiva su questo primo anno, ho chiamato gli amici di Carta di Calenella a passare dalla fase della conoscenza, della ricognizione dei problemi, ad una fase attiva, di partecipazione attiva sul territorio per, ad esempio, cominciare ad aggredire alcuni dei temi, alcuni dei problemi delle attività culturali sul Gargano. Questo del funzionamento delle biblioteche mi pare un tema fondamentale. Quindi passare dal livello dell'analisi al livello della proposta e alla necessità di incalzare le pubbliche amministrazioni perché siano non più declamati i problemi, ma siano risolti, affrontati e risolti. Quali sono stati i problemi che avete sollevato durante le adunanze di quest'anno? Allora, nella seconda adunanza di San Nicandro abbiamo sollevato il problema delle biblioteche di Capitanate e del Gargano che sono quasi tutte dismesse, chiuse addirittura. E quindi c'è questo grosso problema che va risolto perché cioè se non si assume personale qualificato, noi ci parliamo addosso, diciamo, ecco, e questo è il grosso nodo che i comuni devono risolvere, perché ora ho sentito che San Nicandro riaprirà la sua biblioteca, ma tanti altri paesi stanno al palo, dicono che stanno facendo ristrutturazioni, che hanno dei progetti, però la biblioteca di Rodi è chiusa, quella di Peschici idem, Vieste non lo so, però abbiamo queste grosse realtà. Diciamo problematiche.